Voilà fratelloni, come state? Io sono Rewind, bentornati nel mio canale per questo nuovo video su Destiny 2. Rifaccio l'intro perché mi sono accorto che quando ho registrato il gameplay che andrete a vedere oggi non si sente l'audio dell'intro, quindi devo per forza rifarlo. Oggi ragazzi parliamo dell'Ammit AR2, fucile automatico che verrà buffato questa sera nella patch di mid season, in cui passerà ad avere un critico che adesso fa 30, ragazzi, nel video che vedrete fa 30, mentre da oggi alle 19 farà 31. Entreranno in meta questi automatici? Non si sa. Quello che so che se arriviamo a 150 mi piace con questo video, vi farò un mega recappone provando tutte le armi in rissa dei vari nerf e buff che ci saranno stasera alle 19. Quindi ragazzi, un bel like, una bella iscrizione, un bel commentino qua sotto. Fucile automatico che si può craftare, facilissimo da craftare, basta andare sull'enclave, fare la quest iniziale. Sapete quando c'è, vi spawnate all'enclave, che c'è una colonnina a sinistra dove si forgiano le armi? Ecco, andate lì, prendete la quest e vi guiderà appunto nel crafting di quest'arma molto velocemente. Io l'ho craftata con calibro ristretto, proiettili rimbalzanti, oscillazione ridotta e grilletto facile. Questi due perk combinati insieme sono fortissimi, perché così non avremo praticamente rinculo. In più ho messo il regolatore di mira per aumentare le massis, visto che dalle statistiche ha 40 nemici resistita, 73 di gittata, 72 di stabilità, 46 di maneggevolezza. Ragazzi, e niente, andiamo subito a provarla in rissa. Ho già registrato le partite e vi posso dire che è veramente, veramente una bomba. Buon gameplay a tutti e buona giornata. Bella ragazzi. Allora, penso che sia la prima volta che vi porto Cattedrale del Vespro, perché, cioè, letteralmente è una mappa che non mi entusiasma tantissimo. E siamo qui col nostro automatico. Vedo un invisibile lì, lo shottiamo ragazzi, 30 in capoccia. Vi ricordo che l'aggiornamento poi arriverà a 31 il danno che farà. Guardate che roba. Poi ci fulliamo un attimo, torniamo un pochino indietro perché non abbiamo tutto il range che ha lui. Questo è con la scarlatta. Andiamo a challengearlo in. Buono, siamo presi una bellissima kill su di lui ragazzi, importantissima. E forte raga, forte forte. A me piacciono un sacco gli automatici, in realtà sono sempre piaciuti. Ovviamente adesso sono un pochino fuori meta. Gli unici che si possono usare secondo me sono i 600, perché comunque fanno lo stesso danno delle mitragliette. Adesso le bufferanno quelle mitragliette lì, le 600, quindi gli automatici faranno un pochino meno di danno, la stessa cadenza. Peccato. Allora, ora facciamo saltare questo. Ho messo degli belli shot. Su sta mappa la cosa positiva è che quando fighti ne fighti uno alla volta. Non ci sono mai tante occasioni in cui fighti troppe persone vicine. Qua l'attendiamo al varco. Molto bene ragazzi, molto bene. Devo scappare che sono praticamente one shot. Guardate quanto è preciso. Io non sto neanche muovendo. Di solito le armi da pad soprattutto hanno un minimo da rinculo da gestire. Questa no, perché ha 72 digità di stabilità. Adesso quello lì è one shot. Io me la sto chillando qua perché tanto so che prima o poi uscirà. Devo stare chill. Ma muoio da dietro. Unlucky. Oh, sta mappa è strana Strana forte raga, sta mappa purtroppo. Ottimo, abbiamo fatto fuori un altro avversario. Aspettiamo questo nella porta. Lo linciamo per bene. È come sculacciarli, raga, con quest'arma. Buonissimo. Cerchiamo l'altro. Non ha nessuna intenzione di venire di primaria questo tizio. Va bene. Va bene per lui. Prima kill di pompa. Interessante. Metto la pozza. Qua sento l'odore di kill e la vado a fare perché tanto... Rettato, bravo lui. Ha un time to kill ridicolo ragazzi, nel senso che è tanto basso. Col fatto che adesso gli farà 31 al posto di 30 durante appunto il rework, il buff che ci sarà a breve, a mid season, diventerà interessantissimo secondo me l'arma. Cioè questo archetipo qua, 4,50 degli automatici. Ah, cosa importante, non la sono andata a fare con i perk gialli semplicemente perché secondo me per ora non c'è nessun tipo di... cioè non serve. Tutto qua. Ma non ci credo che la kill non è mia. Ma dai. Guarda che figata, raga. Che figo. Vabbè, restiamo qua nella pozza a sto punto. Cosa sta facendo questo? Sta per finire la radianza. Wow. Vabbè, raga. Tanta, tanta roba. Tanta, tanta roba. È risultata carina, Cattedrale del Vespro. Zero aveva quello, eh. Interessante ragazzi, 11 e 5 di KD, 10 di streak, siamo riusciti a farla alla fine, la serie da 10. Wow, 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 spero vi siate goduti questo gameplay, andiamo a fare un altro, magari una mappa un pochino più... A me piace tanto Eternità con gli automatici, adesso vediamo se riusciamo a beccarla, al massimo vedrete qualche altra mappa. Tanta, tanta roba raga. Fare la partita, che cos'era? Su Cattedrale Vespro che non ve l'ho mai portata. Questo qua purtroppo ho dovuto chiuderla col pompa perché porca merda si era già illato tre volte. Vedo una glaive, vedo
che ho molta sfiga per adesso nei fight. E vedo anche che forse sono morto. No, perché mi sono salvato in un modo incredibile. Ok, quello lì traiardicchia. Mi sembra così. Con calma. Tiriamo la distanza. Lui ovviamente pusherà di pompa. E noi lo tiriamo giù così. Allora, pozza ragazzi, ce n'è uno sicuramente qua dietro. Che viene annientato da noi. Restiamo nel long range qua. Cioè in questo spazio qui ragazzi, se facciamo solo HS diventa interessante. Adesso riprendiamo un po' di vita e challengiamo in fondo. Buttato giù in un modo clamoroso raga. Quello lì è un titano, meglio non andarlo a sfidare nel close. Soprattutto perché ha la sidearm, da quello che sento. Qua mi è stato qualche colpo. Oh, peccato. Prima morte da parte nostra da dietro. Però dopo 8 kill, ragazzi, fate veramente bene. Perché è veramente un'arma incredibile, raga. Ok, let's go. Ah, è sempre dietro. Però è più lontano. Non dovrei fare tanto danno da qua, infatti ci avviciniamo. Non so bene lui cosa stia facendo. Ah, la glaive. Ci ha lisciato con tutti i colpi, bene. E ne è spawnato ancora un altro qua. Che proviamo a challengeare in questo modo. Bravo lui, ma noi meglio. Questo è un brutto spot perché me ne arriva un altro da dietro, soprattutto per quello. Mi pusha, raga, questo. Sta arrabbiato, raga. Buono. Ah, peccato. Però è bella doppia, raga, pulito. Automatico è veramente Gucci. Qualcosa di clamoroso, raga. Questo è stato laserato. Siamo molto a distanza perché lui ha tanto range. Che sfiga. Che sfiga, raga. Buono. Titani vanno affrontati così. Con cattiveria, ragazzi. Se no, si prendono gli schiaffi. Qua non ho fatto neanche un HS, ma non serve in realtà. Questo scappa. Sta a scappare, raga. Questo. Pushami. Buono. Sei morto. Mi stava per uccidere. Cosa aveva Vorpal? La pozza c'è solo servita praticamente per non morire subito. Uno fermo lì. Tiriamo giù. Stava cambiando le armi, ma a noi non fa assolutamente nessuna pena. Ovviamente granata. Ricarichiamoci, andiamo. Wow. Distrutto. Fa tanti HS, raga. Ci giriamo un secondo. Vabbè, free kill per me. Stavo dicendo, vabbè raga, non voglio ucciderlo. Però in realtà non era proprio fermo. Era solo con una mano sul mouse e l'altra, non lo so, nelle mutande. Poi abbiamo fatto un'altra bellissima partita. 8.33 di KD, ragazzi, li abbiamo distrutti. Peccato che non sia riuscito a fare il run out, ma con quest'arma è molto possibile, perché avete visto che trita veramente tanto le teste. Ho parlato poco, vi ho fatto assaporare, secondo me, di più il gameplay, perché in questo caso, quando l'arma mi piace, raga, non c'è neanche bisogno tanto di intrattenere, secondo me. Pompa, muah, il desolatore è sempre molto molto bello. Loro hanno fatto un po' schifo, ma non è interesse degli altri. Noi basta che andiamo a portare a casa la partita e il video, ragazzi. Quindi, conclusioni. Un voto, un bel 7.5-8. Adesso vedremo con il rework, ragazzi. Il rework, ancora, col buff. Come si comporteranno questi automatici qua. 31 perdona di più, raga. Fare 31 in critico al posto che 30 ci farà appunto fare qualche body. Potremmo fare qualche body in più. E poi compensati dagli edici, veramente molto interessante, raga. Grazie per aver visto questo video. Vi invito come sempre a lasciare un bel like, come vi ho detto all'inizio, e una bella iscrizione. Noi ci becchiamo nel prossimo video, ragazzi. GG, Derwent, bella raga.